è importante che vengano in tante persone, perché abbiamo bisogno di vedere più persone, perché non dobbiamo restare da soli, ecco, siamo in tanti, 17.000 sono tanti. Ieri il Tribunale fallimentare ha concesso la proroga di 5 settimane all'amministratore giudiziario di Cooperative Operaie, Maurizio Consoli, una proroga che dà speranza di un superamento della crisi agli oltre 600 lavoratori e 17.000 soci che hanno versato i loro risparmi nel prestito sociale e che continuano ad organizzarsi nel comitato di tutela. Nella saletta del bar di Via del Ghirlandaio continuano le adesioni, ormai vicine al migliaio. E noi siamo presenti tutti i giorni, al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 17. Devono venire con il libretto delle COP del risparmio, un documento e codice fiscale. L'obiettivo del comitato è di crescere per essere più forte e affrontare quella che si prefigura come una vera e propria emergenza sociale. Vorremmo che almeno il 30% dei soldi depositati sia sbloccato per noi, in che maniera non vogliamo neanche sapere, ai primi di dicembre, perché ci sono tante persone che sono in grossissima difficoltà. Alcuni possono lasciarli là anche per un anno, 2 anni, altri ne hanno bisogno subito. C'è la signora che ha bisogno di pagare la retta per la casa di riposo del marito. Noi chiederemo